Con i progetti di adozione sociale per le vittime di usura ed estorsione, la Regione Campania, con il Fondo Sociale Europeo, finanzia in modo diretto i servizi reali di supporto alle vittime, attraverso le associazioni e le fondazioni del territorio. Le strutture coinvolte, infatti, accompagnano in maniera totale le persone e le imprese. Sono quattro i filoni di intervento: assistenza alle vittime di usura, alle vittime di estorsione, sovraindebitamento, prevenzione. Le attività riguardano il sostegno e la presenza nei processi, l'analisi della condizione psicologica, l'aiuto diretto nello svolgimento delle pratiche, come quelle bancarie, ma soprattutto la creazione di un ambiente protetto che incentivi le persone ad affidarsi al percorso. Non una semplice attività di tutoraggio, quindi, ma una vera e propria adozione, poiché tutti gli aspetti complessi delle vicende umane, economiche e sociali sono trattati da professionisti in organico alle associazioni. Sono coinvolti psicologi, commercialisti, avvocati, assistenti e operatori. Un sistema di solidarietà e di supporto, grazie al dialogo voluto dalla Regione Campania, che ha come unico obiettivo aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà. Sono andato in una banca per chiedere un prestito. Loro mi dicevano non era possibile perché ero un cattivo pagatore. Mi stavo trovando in molte brutte acque perché avevo comprato casa a mia figlia e non avevo più la possibilità di ristrutturarla. E a un certo punto mi sono rivolto alla Finetica e loro subito si sono presi cura di me e del mio finanziamento, aiutandomi su questo cammino di avere questi soldi per non andare in mano agli usurai. Mi hanno seguito per un finanziamento di 15.000 euro e dopo nemmeno un mese mi hanno dato la risposta che era andato tutto bene. Ho fatto subito i lavori a casa di mio figlio. Abito Artigiano, dove svolgo un'attività artigianale da molti anni. Ho cominciato a non riuscire più a rispettare le scadenze, soprattutto verso l'erario. Pensavo che con le mie forze da sola sarei riuscita sempre a recuperare, questo però non si è verificato e la mia situazione economica si è aggravata. Mi sono rivolta ad una banca per richiedere un finanziamento e questo mi è stato negato ed io ho deciso di chiedere aiuto. Ero a conoscenza che esisteva una fondazione di usura, la Nashak. Loro mi hanno accolta. Con l'aiuto del consulente aziendale abbiamo ricostruito la debitoria complessiva dell'attività. Abbiamo concordato anche come portare avanti la contabilità e mi hanno aiutata a partecipare alla rottamazione delle cartelle. A tutti direi di avvicinarsi a questa organizzazione anche per chiedere solamente informazioni. Sono un imprenditore edile. Nel 2010 ho avuto difficoltà con l'azienda, mi sono rivolto a un amico e io ho restituito tutta la somma con interessi. Nel 2015 lui pretendeva da me circa 700.000 euro. È successo un episodio grave che sono venuti a casa minacciando mio figlio e mi sono deciso di denunciare. Dopo la denuncia sono stato seguito e assistito dall'associazione SOS Impresa. Mi ha dato un grosso aiuto ancora oggi, mi stanno vicino e mi accompagnano. E in più ho fatto l'accesso al fondo per le vittime di usura e di racket. Consiglio a tutte le persone che si trovano in situazioni del genere di denunciare e di liberarsi di questo cancro sociale, di queste persone che comunque ti distruggono e distruggono l'economia. La camorra è un cancro che vi prende piano piano e vi uccide. Trovare la soluzione la più facile è quella di denunciare. C'è l'Antiracket, è una bellissima associazione, vi aiuta sia con i legali, con la forza dell'ordine, vi stanno vicino perché sono tutte persone che hanno avuto questa malattia. Io avevo un negozio di rivendita di materiale edile, uno dei più forti. Io sono stato vittima e sono vittima di camorra da 10 anni. Non vivo più bene, non ho nemmeno più soldi per dare ai miei figli. Io sono stato anche picchiato e non lo dicono tanto per dire, però io poi quando ho trovato la forza di andare dall'Antiracket e di chiedere aiuto perché ormai la corda che mi avevano messo al collo si era stretta, che non riuscivo più a respirare, ho trovato una via d'uscita, mi hanno aiutato, io ho denunciato, adesso torno a casa,
riesco a sorridere con i miei figli, riesco a sorridere con mia moglie, abbiamo i problemi economici, vabbè, quelli si superano lavorando. Io vi posso dire solo, ragazzi, guardate in faccia i vostri figli, le vostre mogli, tirate fuori il coraggio, noi ce l'abbiamo perché siamo una forza.